Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Carissimi pellegrini, provenienti da diverse parti d'Italia e anche del mondo, benvenuti, benvenuti in questa casa, anzi starei per dire in questo recinto, attraversata la porta che è Cristo, e riparati sotto la tenda della sua grazia. Benvenuti, benvenuti a questa celebrazione nella quale ancora una volta il Cristo, il buon pastore, offre la sua vita per le pecore, offre se stesso. Un benvenuto speciale al nostro primo cittadino di San Giovanni Rotondo, il professor Michele Crisetti,
che rappresenta, ecco, insieme con tutta l'associazione dell'Avis, rappresenta questa bella realtà della nostra città di San Giovanni Rotondo, che oggi rende grazie al Signore per il dono di questi 50 anni dell'associazione. Ed è davvero in sintonia con la festa che la Chiesa oggi celebra nella quarta domenica di Pasqua, la domenica del Buon Pastore, colui che dà la vita, colui che dà il suo sangue, ecco, per la vita delle sue pecore, Cristo Buon Pastore. Saluto anche i pellegrini provenienti da Scala, Torregrotta, Messina, quindi Messina, il gruppo di Civitacquana, Pescara. Saluto la Fraternità San Francesco di Pesaro e San Marco da Vibo Valentia. E poi rendiamo grazie anche al Signore oggi per il dono di 50 anni di vita matrimoniale vissuta insieme, in questo giorno in cui la Chiesa celebra il dono delle vocazioni a 360 gradi, quindi anche la vita matrimoniale. Giorgio e Pina e Paolo e Francesca. Con questi sentimenti chiediamo perdono al Signore delle nostre mancanze e rituffiamoci nella misericordia infinita del suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pietà di noi.
la gloria di Dio Padre. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga dove lo ha preceduto Cristo, suo pastore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso». All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?» E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa». Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me, truppe
prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo, infatti, siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato, non rispondeva con insulti. Maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siamo stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce.
Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Carissimi, quanto è bella questa Domenica del Buon Pastore. Sapete, noi lo chiamiamo Buon Pastore, ma la traduzione dal greco dovrebbe essere Bel Pastore, la bellezza. È un pastore che sa attirare non perché sa dare dei comandi, sa esercitare una forza, un'autorità con forza nei confronti delle pecore, ma è un pastore che si fa ascoltare perché le attira le pecore, le attira prima di tutto con la sua bellezza. Vedete, sono veramente orgoglioso di mostrarvi accanto a me una riproduzione di un'icona di un mio caro amico iconografo, Paolo Orlando, che un po' di anni fa qui a San Giovanni Rotondo scrisse questa bellissima icona che è conservata nel Monastero delle Clarisse della Risurrezione, qui un po' più in alto sul Monte Castellano. È una piccola icona così che ho fotografato e ho fatto riprodurre in questa immagine più grande. Come potete notare, la pecorella non è un animale, ma è una persona. Siamo invitati oggi attraverso questa liturgia che è l'Eucarestia e che significa rendimento di grazie. Ecco, oggi il nostro grazie vuole proprio caricarsi di questa motivazione in più. Grazie Gesù perché mi porti sulle spalle, ti fai carico di me. Sono io quella pecorella che tante volte si perde, però tu in un modo o nell'altro mi vieni a ritrovare. Ed è un pastore che, vedete, si mantiene quasi in bilico su una roccia, un guado, e attraversa il mare, le acque. Nella Bibbia le acque rappresentano le difficoltà. Nelle difficoltà della vita Gesù ci porta sulle sue spalle e possiamo davvero ascoltare le parole che abbiamo poc'anzi ascoltato proprio nella proclamazione del Vangelo, di questo pastore che dinanzi a coloro che lo ascoltano e non comprendono rafforza, rincara la dose delle immagini e si identifica non solo come il pastore che, la cui voce è riconosciuta dalle sue pecore, ma si identifica addirittura nella porta. Perché la porta? Non una porta chiusa, ma una porta aperta.
una porta dove le pecore possono entrare ed uscire come vogliono. Quanto dovremmo imparare nell'educazione, nella pedagogia da questo pastore che è Gesù. Gesù ci lascia liberi di sbagliare, e addirittura è Lui stesso che ci raggiunge, ci viene a riafferrare, a riattirare a sé con il suo amore. E possiamo anche un attimo pensare anche al motivo che ci ha portati oggi a essere qui, attirati certamente, attirati forse dalla curiosità, la curiosità di vedere questi luoghi nei quali ritroviamo tanta bellezza, la bellezza della natura, il Gargano, che il nostro pastore della diocesi, Padre Franco, chiama la cattedrale del Gargano, ma anche attirati dalla bellezza di questa architettura, attirati dalla bellezza dei mosaici, o forse attirati anche da un'altra bellezza, e soprattutto dalla bellezza di una santità, di uno che, seguendo la voce del pastore, è diventato anch'egli a sua volta pastore, pastore santo, Padre Pio. Attirati forse magari da un invito di un parente, di un amico, o forse anche attirati, e quindi dalla bellezza dell'amicizia, o attirati anche dalla bellezza sconvolgente e tremenda del bisogno di chiedere una grazia, di chiedere un aiuto. Quel pastore bello che è stato sfigurato sulla croce e che, ci dicono le scritture, non aveva nessun motivo per attirare i nostri sguardi, eppure era bello, sfigurato ed era bello. Vedete, sia nella prima lettura che nella seconda lettura, a parlarci oggi è proprio San Pietro, quella pecorella che ha pianto amaramente perché lo aveva tradito il suo maestro, ma attraverso quella ferita che si era aperta nella sua vita si è fatto breccia, si è aperta, potremmo dire, una porta della misericordia, attraverso la quale, una porta dell'esperienza, attraverso la quale Pietro in prima persona ha potuto conoscere chi era quel maestro. Quel maestro era il suo Signore, quel maestro che lo aveva attirato un giorno con una parola, lo aveva attirato con una parola magica: seguimi. E quella parola si è ripetuta in mille gesti, in mille esperienze, in mille difficoltà. Quanta esperienza di amicizia, di condivisione c'è tra Pietro e il suo maestro. 3 anni di esperienza, e poi hanno dovuto attraversare la porta, una porta che era sbarrata, una porta che ha aperto Lui stesso, Gesù, con la sua vita, con il dono della sua vita. Ed è Pietro stesso oggi a testimoniarci proprio di questa porta che era sbarrata e che ha aperto Gesù. L'abbiamo ascoltato nella seconda lettura. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. La porta quasi sempre è fatta di legno. E allora la croce è una porta che era chiusa. Quando noi da piccolini dicevamo tra di noi, si dice dalle mie parti, ci scompagnavamo, non eravamo più compagni, si faceva questo gesto e si diceva croce e morte, no? Io con te, su di te ho messo una croce, no? Quasi a dire ho sbarrato la via tra me e te, della comunicazione sbarrata. Gesù oggi si identifica in una porta, quella porta che Lui stesso è venuto proprio a sbarrare, ad aprire, ed è la croce. E cosa ha fatto sulla croce? Ha portato il peccato, l'ha distrutto, e ci ha fatto conoscere un altro volto del Padre, quello della giustizia. Fare le cose giuste, fare le cose eque, avere uno sguardo per tutti, come fa il buon pastore che conosce le sue pecore una per nome. Sapete,
Nella cultura ebraica, qui Gesù, quando racconta questa parabola delle pecore che entrano nel recinto, non dobbiamo pensare al recinto di proprietà unica di un unico pastore, un po' come i parcheggi, no? C'era il guardiano di questo recinto, e in questo recinto più pastori potevano mettere più greggi. Quindi immaginate la confusione quando ogni pastore doveva riprendersi le sue pecore. E qui l'incanto, la magia. Le pecore riconoscono il proprio pastore, riconoscono la voce del pastore ed escono da quella porta e il pastore si mette avanti, le chiama per nome e loro lo seguono. E quindi ogni gregge torna dietro al suo specifico pastore. Vedete? Gesù ci ha attirati oggi qui. Magari pensiamo un po', siamo in questo recinto grande, bello anche, così come è stato concepito dall'architetto, una chiesa che ci abbraccia, una chiesa che ci accoglie, una chiesa che non ci imprigiona, una chiesa che ha sempre le porte aperte, e ce ne stanno parecchie qui di porte, e una chiesa nella quale nessuno ci costringe a stare, ma nella quale siamo tutti attirati dalla bellezza. Davvero, oggi sarebbe un incanto se riuscissimo ad uscire da questa chiesa e dire: ma quanto è bello stare nella chiesa, quanto è bello far parte della chiesa, quanto è bello il nostro pastore. Ecco, quando noi diciamo di una persona che ci attira, che ci piace, e ci piace stare con lui, ci piace ascoltare la sua voce, e il suono della sua voce è dolce perché ci arriva al cuore, ci sentiamo toccati nell'intimo. Ed è il miracolo che avviene anche per Pietro nella prima lettura, dove, vinta la paura della Pasqua, irrompe nel cuore della città di Gerusalemme e parla a gente di razze diverse, di lingue diverse, tutti lo capiscono. E poi c'è un dettaglio proprio dell'autore della lettera degli Atti degli Apostoli, che è Luca, c'è un dettaglio: si sentirono trafitti nel cuore, trafitti. Guarda, come sarebbe bello se potessimo uscire da questa celebrazione con la parola che stiamo ascoltando, che abbiamo ascoltato, che ci trafigga il cuore, che ci tocchi nell'intimo. Allora vuol dire che il pastore ancora ci sta parlando, vedete? E Pietro ne è convinto di questo. Dice così, con molte altre parole, dice così: per voi infatti, per voi è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Cari fratelli, qui siamo stati chiamati per nome, qui si sta facendo l'appello di ciascuno di noi. La promessa che Gesù ha fatto, quella di attirarci tutti a sé, non è solo per i discepoli, per Pietro e i suoi compagni, non è solo per quelli della seconda generazione, non è solo per quelli che ascoltavano quel giorno a Gerusalemme, ma per tutti quelli che sono lontani e quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. E ci siamo noi qui, ciascuno di noi. Allora diciamo, ecco, al Signore grazie. Grazie Signore, è bello stare con te, grazie che ci hai chiamati. Se siamo qui oggi è perché siamo stati chiamati, e questa è la vocazione. Vocazione significa chiamata, siamo stati chiamati, non dobbiamo aver paura. Noi quando sentiamo la parola vocazione, qualcuno fa qualche gesto scaramantico e dice: no, io non voglio essere chiamato. No, siamo stati già tutti chiamati, tutti siamo stati chiamati. Se siamo qui, siamo stati chiamati. Però purtroppo, come diceva Carlo Acutis, quel giovane che aveva capito l'originalità della sua chiamata, tutti nasciamo originali, perché ognuno di noi è stato chiamato con un nome che è diverso dal nome di un altro. Siamo originali, però rischiamo di non ascoltare questa voce, di rifiutarla o di non sentirla mai, e quindi potremmo rischiare di morire come fotocopie. Ecco, morire come pecoroni, no. Come pecore, invece, le pecore ascoltano la voce del pastore
e la sanno distinguere e gli sanno anche rispondere alla stessa altezza d'uomo e gli sanno dire grazie. Allora oggi veramente dobbiamo semplicemente dire grazie, Signore, che ci hai chiamati alla vita matrimoniale, alla vita impegnata nella pubblica attività, come responsabile, ecco, e primo cittadino di una città, di una nazione, come pastore di una comunità parrocchiale, come educatore, come insegnante, come giovane impegnato. Tutte le chiamate sono sante e tutte le chiamate ci riportano alla santità se rimaniamo uniti al pastore e se ci facciamo anche noi portavoci di questa voce dolce e bella del pastore. Auguri allora a tutti quanti voi che siete stati chiamati. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Nel nome di Cristo, luce che illumina ogni uomo, e uniti a tutta la Chiesa, invochiamo il Signore per i bisogni nostri e del mondo intero. Diciamo insieme: donaci grazia e salvezza, Signore. Donaci grazia e salvezza, Signore. Perché la Chiesa, riconoscendo la voce del Signore, possa guidare il suo popolo verso la meta della vita eterna, preghiamo. Donaci grazia e salvezza, Signore. Per tutte le famiglie, perché l'amore di Dio sia al centro della vita domestica, riscoprendo la bellezza della preghiera insieme, preghiamo. Perché gli educatori siano guide sicure per tutti i giovani che a loro si affidano, preghiamo. Donaci grazia e salvezza, Signore. Perché la nostra comunità viva con profonda consapevolezza la presenza del Signore risorto nella celebrazione domenicale, preghiamo. Donaci grazia e salvezza, Signore. Antonio e tutti i nostri defunti siano presto ammessi nella Gerusalemme celeste per contemplare con i santi il volto del Signore, preghiamo. Donaci grazia e salvezza, Signore. E voglio pregare il pastore, il buon pastore, perché infonda coraggio e faccia ascoltare la sua voce, soprattutto ai giovani. Ecco, un appello a voi giovani, che ci ascoltate magari anche mediante la TV, e voi che siete qui presenti, se sentite nel vostro cuore il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande, c'è la possibilità di donare tutte le vostre energie, la vostra vita, alla causa del Vangelo. È bello stare con Gesù, non abbiate paura. Ecco, per tutti quanti voi è la preghiera di tutta la comunità, la Chiesa che prega vi sostiene nella vostra vocazione, nella vostra scelta. Diciamo insieme: donaci grazia e salvezza, Signore.
O Padre, rendici capaci di riconoscere e seguire la voce del tuo Figlio Gesù, il buon pastore, e di realizzare la vocazione alla quale hai chiamato ciascuno di noi, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
invitato alla cena, corpo del Cristo vivente, in te restiamo uniti a te, in te restiamo uniti. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipe alla sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo di questa Chiesa, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Pio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo Pastore, scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Io voglio vivere.
mi glorio nel Signore, ascolti. Preghiamo. O Dio, pastore buono, custodisci nella tua misericordia il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio e conducilo ai pascoli della vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera del Donatore di Papa Giovanni XXIII. O Gesù Salvatore, che hai detto: tutto ciò che avete fatto a uno dei più piccoli tra i miei fratelli l'avrete fatto a me. Guarda propizio all'offerta che ti facciamo. Le angosce dei sofferenti, tuoi fratelli e nostri,
ci spingono a dare un po' del nostro sangue, perché ad essi ritorni il vigore della vita. Ma vogliamo che tale dono sia diretto a te, che hai sparso il tuo sangue prezioso per noi. Rendi, o Signore, la nostra vita feconda di bene per noi, per i nostri cari, per gli ammalati. Sostienici nel sacrificio, perché sia sempre generoso, umile e silenzioso. Fa che con fede sappiamo scoprire il tuo volto nei miseri per prontamente soccorrerli. Ispira e guida le nostre azioni con la pura fiamma della carità, affinché esse, compiute in unione con te, raggiungano la perfezione e siano sempre gradite al Padre Celeste. Così sia. E tra i vari gruppi presenti c'è anche un gruppo accompagnato anche dal suo pastore, proveniente da Palermo. Ecco, oggi ho anche avuto la gioia di accogliere l'arcivescovo di Palermo, che è venuto così in visita privata. È bella questa comunione con la Chiesa di Palermo e ci auguriamo che questo possa essere l'inizio di qualcosa di bello da vivere insieme. E ancora davvero un augurio a tutti quanti voi, in modo particolare a quelli, gli ammalati, a quelli che ci hanno seguito mediante i mezzi della comunicazione. Vi raggiunga la nostra preghiera e la forza proprio della comunione. Ora chiniamo il capo per ricevere la benedizione. Dio, che nella risurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione e ha fatto di noi i suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Amen. Amen. Il Redentore, che ci ha donato la libertà senza fine, vi renda partecipi dell'eredità eterna. Amen. E voi, che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Grazie. Buona domenica a tutti e buon pellegrinaggio, buon rientro a casa. Grazie.